Adesso con la nostra diretta ci spostiamo al mare, andiamo ad Ortona, siamo su una spiaggia, non so se è ancora tempo dei primi bagni, ma vediamo insomma un clima non molto incoraggiante, almeno in queste ore. Marina Moretti ci parla però di una vicenda più amministrativa che diciamo balneare in qualche modo, anche se legata al turismo di questa zona. A te Marina con i tuoi ospiti. Eh sì, hai detto bene, siamo al mare, non è decisamente una giornata per poter frequentare il mare come viene frequentato d'estate, anzi fa piuttosto freddino, c'è un bel vento, però lo spettacolo del mare è sempre meraviglioso, come lo è poi tutta la costa abruzzese, anche in particolare quella di Teatina, dove peraltro c'è un elemento prezioso. Esiste in pochi punti della nostra costa la possibilità per il fratino di nidificare. Uno di questi posti scelti dal fratino è proprio questa zona qui. Tra l'altro la grande nostra emozione è che alle nostre spalle c'è proprio un fratino e dove sta nidificando, sta covando una femmina di questo uccello. E ci sono anche volontari che sorvegliano questa zona, questo nido, quando ne individuano uno. Che è successo? È successo che ci sono stati, nei giorni scorsi sono usciti anche gli articoli dei giornali, delle concessioni estese per la prossima stagione balneare anche a territori, a lembi di costa, dove appunto oggi sappiamo che nidifica il fratino. C'è stato un esposto della SOA, la stazione ornitologica abruzzese, e c'è stata la risposta del comune. Io li ho messi insieme, sia Augusto De Santis della SOA che il sindaco di Ortona Leo Castiglione, perché al di là delle reciproche posizioni proveremo anche a cercare un accordo di buon senso fra tutti e due. Intanto cominciamo, cosa c'è che non va, Augusto? Beh, che il comune di Ortona ha fatto un avviso pubblico per rilasciare 10 concessioni, di cui 8 nuove concessioni temporanee per una stagione balneare, e sono quindi nuove in un'area dove attualmente c'era la spiaggia libera, cioè tutti i cittadini potevano fruirle. E in questo tratto ci sono le dune, quindi uno dei pochi tratti abruzzesi dove ci sono ancora quella vegetazione dunale abbastanza ben sviluppata, e ci sono queste coppie di fratino, che è un uccello raro a livello dell'Aquila Reale, quindi è una specie fondamentale. Le dune sono anch'esse fondamentali per la tutela dell'erosione costiera, per esempio. È ovvio che se uno dà in concessione, poi il concessionario potrà metterci ombrelloni sopra, fare attività ovviamente, perché glielo fai pure pagare, quindi si sentirà anche nella possibilità di gestire non in maniera corretta questi ambienti così delicati. Basti pensare anche al solo calpestio, che distruggerebbe la vegetazione così rara, e quindi noi crediamo che sia stato un errore fare questo avviso. E allora il sindaco risponde in merito a questo bando, cerchiamo di sintetizzare perché voglio arrivare poi anche alla stretta di mano. Niente, il bando, come tutti i bandi pubblici, sono atti di competenza dell'organo tecnico gestionale, quindi non è la politica che fa il bando. Questo bando rispecchia il piano e rispetta il piano demaniale del 2011, dove ci sono delle concessioni che possono essere date appunto in gestione. Parliamo di una concessione stagionale di 3 mesi e quindi non mi sento di aggiungere altro, se non quello che questa amministrazione sta lavorando soprattutto sul nuovo piano demaniale che porteremo in consiglio comunale a brevissimo. Però possiamo fare una cosa, visto che questa concessione c'è, se qualcuno dovesse chiederla potete provare a collaborare per recintare per esempio la parte dunale, giusto? Noi abbiamo detto che un errore del bando è stato quello anche di non individuare facilmente, anche con le semplici foto aeree, oppure ci veniamo e si fa anche prima, di perimetrare le aree interessate dalle dune per salvaguardarle in maniera più attenta, ovviamente, e non lasciarle alla mercé di chi prenderà questa concessione, anche se noi in generale siamo contrari a queste concessioni, anche perché le aree libere in Abruzzo sono sempre di meno per i cittadini. Siete disposti però ad aiutare il comune a porre queste recinzioni o magari il gestore temporaneo di chi prenderà la spiaggia? Noi siamo sempre disponibili a collaborare, noi abbiamo le nostre forze, se il comune risponde positivamente sicuramente è un passo in avanti rispetto a quello che per noi è un errore aver fatto questo avviso. Noi speriamo che lo potrebbero anche annullare questo avviso volendo, perché non ci sono ancora state le assegnazioni, però insomma. Una cosa alla volta, allora, sindaco, accetterete questa collaborazione?
Guardi, io credo che, premettendo che è sempre l'organo tecnico a decidere su eventuali proposte, ma su questa proposta, quella di perimetrare le dune, credo che da parte dell'amministrazione non ci siano problemi, è sempre da valutare se all'interno del bando può essere inserita questa clausola. Allora io direi, il Latino è lì, il mare è qui, qui c'è Ortona, datevi la mano. È tutto Carmine, se grazie. Non hai domande. Grazie Marina, grazie ai tuoi ospiti, insomma, abbiamo risolto un altro problema, mi pare di capire. Grazie anche perché siete piuttosto infreddoliti dal vento. Lo speciale in onda questa sera alle 20.05 in cui approfondiremo anche questa vicenda con maggiori dettagli. Buon lavoro.